Ciao amici di Precemi Ancora, cosa vedrete in questo video? Vedrete un po' di dietro le quinte della nostra partecipazione a Uno Mattina. Questa volta però mi sono detto, anziché di proporvi la puntata per intero, che poi alla fine queste puntate sono un po' noiose, vi faccio vedere un po' di sano dietro le quinte. Allora, come ogni anno alla vigilia di Ferragosto si è fatta sentire la Rai, mi ha detto Michele, verresti a parlare un po' di griglia e di barbecue? Io ho detto perché no, però questa volta c'è stato anche l'esordio di Paolo. Allora, gustatevi dietro le quinte e fatemi sapere alcune cose. La prima cosa, se il conduttore vi è piaciuto, se è stato simpatico o meno, se seguirete i consigli della nutrizionista, se io e Paola, ragazzi, siamo stati convincenti. Dunque, la giornata per Paola è iniziata molto presto, perché si è presentata in Rai alle 6:30, per un motivo molto semplice: doveva sistemare, assemblare e montare tutta la sua postazione esterna. Io, che in realtà dovevo poi solo chiacchierare in studio, mi sono presentato comodo, comodo alle 9. Quindi, tra i due, se c'è uno che ha faticato, non sono certo io, ma è Paola. Allora, vi lascio il video, gustatevelo e fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Ciao! Buongiorno, sono sveglia dalle 5 e mezza, arrivata in Rai, si riconosce? Ok, siamo dentro Mamma Rai. Cerchiamo il padiglione. Allora, Rai, Mediaset, le grandi radio si ricordano di Braciami Ancora praticamente quando? A Ferragosto e a Pasquetta, quando devono parlare di barbecue grigliate. Ed ecco che noi facciamo la nostra ospitata classica. A me fa sempre piacere venire qua a raccontare un po' agli italiani, a un pubblico diverso, la magia della brace, la magia del barbecue, la magia della carne alla griglia. Speriamo che qualcuno il 14 agosto di mattina ci ascolti. Dove? Brand? Sì, non si deve vedere nulla, non si No, deve, perché no. una bella struttura di cucina, una bella struttura. E qui c'è Paola. Qui c'è Paola. Vedo ingredienti, vedo carbone, vedo gente intorno alla griglia. Dove sta la chef? Dove sta? Eccola! Eccola, la riconosco. Buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, ciao, ma come va? Ciao, Tutto ciao bene? Michele. Sei pronta? Sei pronta? Tu sei sempre pronta. Sì, quello Dai, sì. oggi Vabbè, qua cucinerei. la produzione è ad altissimi Hai livelli, visto? siamo. Sì, Rai, esattamente come quando io e te usciamo per Avevo fare circa video. uguale, avevo circa 12 a un certo punto, sono uscita dopo che mi hanno fatto il trucco. Sono arrivata a questa, avevo 12 persone attorno alla postazione. Solo 12? Solo Sesta. 12, Ah. ce n'era. Uno ha detto, pure il vigile del fuoco vicino al Certo, barbecue. perché c'è fuoco. Benvenuto in Rai. Dai, ciao, a dopo. Ciao, ciao. Tanto ce l'avrai in cuffia anche, lo sentirai. Ah, ok. Ho una domanda mentre sta avvenendo, perché ci sono 10 secondi in cui lui non può Senti, parlare perché il Paola. microfono non Ok. funziona. Lui dice, Paola, ma che ci Oh, stai l'ho preparando? capito. Capito? Tu Ok. attacca a parlare mentre cucini, Ok, non guardate le camere, cucina e fai, però attacca a parlare anche se non lo vedi, capito? Perché poi ti compare io lo e parla con sento, te. Ok. Ok. Il Quindi ad esempio resto. il crumble di pane, questo già me lo Non posso. ti porta tanto avanti, che c'hai 18 minuti, parenti di roba. Rischi che poi stai ferma. Oh, mettimelo bene sto microfono, Sì, mi ti raccomando, metto. che mi devono sentire. Assolutamente. Questa è la scaletta, vedete? Ragazzi, se vedete il Rai, non mostrate i loghi, perché sennò mi ci mettono il nastro adesivo. Io l'avevo chiesto giallo e rosso, ma me l'hanno messo solo bianco. E vabbè, che devi fare? Che ci portano loro, Ah sì, ci portano loro. Aspettiamo qua. Aspettiamo qui, aspettiamo qui. Allora, ora entriamo. Vedete lo studio di Uno Mattina? Ciao Isabella, lei è la meravigliosa autrice che mi ha convocato qua. Grazie. Grazie tutta la fiducia. Sì, grazie. Lei è la nutrizionista. Ciao Che Mirta. parlerà bene della carne e della sua cottura alla brace. Ottimo, ci piace sta nutrizionista.
collegato. Buongiorno a Michele Ruschioni, giornalista che si guadagna da vivere facendo dei filmati meravigliosi. Buongiorno. E poi abbiamo, ai noi, una biologa nutrizionista, dico ai noi perché poi, come sempre, la passione è una cosa, la ragione delle calorie, Mirta Mazza, è un'altra. Abbiamo anche una voce che abbiamo sentito, credo appartenga a Paola Marsella, la nostra cuoca addetta alla bracciata. Paola, eccoci. Ciao. Qua. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao. Allora, che cosa accadrà tra pochi istanti? Cosa cercherai di non bruciare? Scherzo, lo dico con affetto. Ecco. Allora, oggi farò due cose molto semplici che sì, sono facilmente... ci sono degli errori che spesso, vabbè, si commettono. Che cosa c'è sul fuoco? Allora, sul fuoco intanto ho messo a fare le salsicce. Bene. Che hanno una cottura un po' più lunga. Perfetto. E poi ho fatto una ricetta particolare che si chiama pollo pescato. Vedrete poi perché ci sono degli, vabbè, ingredienti particolari. Grazie allora alla nostra Paola. Ma perché, caro Michele, nonostante il caldo, il barbecue va alla grande? Vuoi sapere perché? Perché ci piace da morire, perché ci richiama ai nostri antenati e perché fondamentalmente, qui non lo dico io ma centinaia di studi, mm-hmm, e decine di scienziati, caro Tiberio, l'evoluzione umana è iniziata mangiando della carne arrostita. Allora, certo, gli storici, gli antropologi dicono, scommettono che o un fulmine o un'eruzione di un vulcano ha generato il primo incendio. Ora, da quelle parti passava qualche animaletto che c'è rimasto secco, che ha fatto l'uomo primitivo, il nostro antenato, ha assaggiato questa carne, l'ha messa in bocca e papapam, gli è scoppiato praticamente un universo di sapori, eccolo là, ha scoperto la carne cotta, era molto buona. Certo, c'è chi scopre l'acqua calda e chi la carne cotta. Però Michele, barbecue, sì, da dove deriva l'etimo? Nel 1500 gli occidentali, gli europei, arrivano ad Haiti, le conquiste dell'America, no? Arrivano in quest'isoletta e che scoprono? Scoprono che gli abitanti di quest'isola cuocevano in una maniera particolare il cibo e lo chiamavano barbacoa. Da barbacoa a barbecue è un attimo, certo, è una storia fatta di 500 anni di grigliate. E che cosa significava questa parola? Fondamentalmente era il metodo di cottura, loro lo chiamavano barbacoa. Ma barbacoa, okay? Esatto. Dottoressa Mazza, come fare per contenere i danni del Ferragosto? Non possiamo non concederlo perché ormai è simbolo dell'estate, della convivialità, quindi può essere considerata anche salutare come metodologia di cottura perché si utilizzano praticamente, non si utilizzano condimenti, però potrebbe essere dannosa e il principale rischio è corso con le temperature e i tempi di cottura, perché durante questa tipologia di cottura, se raggiungiamo temperature molto alte per tempi prolungati, c'è il rischio che si liberino sostanze dannose, nomi un po' particolari, ammine eterocicliche, idrocarburi policiclici aromatici, nomi che sono quelli di sostanze dannose per il nostro organismo. Scusi, dottore, agrosticina? No, quella è un'altra, il nome di quella è più facile, quella si chiama AGE, prodotti avanzati della glicazione. L'agrosticina chi non li conosce? È un altro, diciamo, rischio da evitare, soprattutto quando diventa eccessiva e si brucia proprio la carne. Vabbè. Perché quello è il risultato di una reazione chimica, la reazione di Maillard, difficile da pronunciare, ma è la reazione chimica più importante in cucina, perché è una reazione che è quella che conferisce il colore bruno, il sapore di tostatura agli alimenti e l'odore di brace alla carne. Tiberio, amici di Uno Mattina, le cose buone nella vita, si dice, o fanno ingrassare, o fanno male, o sono illegali. Però, come diceva mia nonna, è la dose che fa il veleno. Quindi ogni tanto andiamoci piano e godiamoci il nostro barbecue. A proposito, d'accordo, dottoressa? Dose e modalità. Dose e modalità. E anche qualità del cibo che si mette sulla graticola. Il barbecue ormai viene declinato in varie modalità, elettrico, gas, sì, carbone. Qual è il migliore e quali le differenze? Allora, entriamo nel tecnicismo. Il barbecue è quello strumento di cottura al quale sovrapponete il coperchio, altrimenti parliamo di griglia. Ce ne sono tre tipi. Il classico barbecue a carbone, ancestrale, ci rimanda ai nostri antenati. C'è il fuoco, c'è il carbone e ci si può giocare, si prende confidenza. The original one, direbbero gli americani. Sì. È quello a carbone. Paragonandolo a una macchina, a un'automobile, diremo che è una Jeep.
romantica, arrivi dove vuoi, metti il 4x4 e ti diverti. Vabbè. Poi c'è il barbecue a gas, più pratico. Accendi e vai. Certo. Se la bombola è piena. Se la bombola è piena c'è un po' meno di poesia. Paragoniamola ad una berlina col cambio automatico. Tu sali e fa tutto lei. Certo, non ci puoi arrivare in cima alla montagna, però è un po' meno romantico. Trasporta. Però mangi lo stesso. Okay. E poi c'è il barbecue elettrico. A me non piace il barbecue elettrico, non è tra i miei preferiti, ma è come un'auto elettrica, fa il suo dovere. Attenzione che se va via la corrente devi bussare t'attacchi al vicino per farti dare qualcosa da mangiare, certo, perché sennò rimani a secco. Cosa si può mettere sulla graticola, dottoressa? Carne, verdura, pesce. Prediligiamo magari le carni magre, pollo, tacchino, agnello. Le più grasse come il manzo, le costolette di maiale o le salsicce con un po' più di moderazione, perché il problema sono i grassi che colano diciamo sulla griglia e vengono poi contenuti in quelli che sono i fumi che evaporano e che contengono comunque sostanze tossiche. A proposito di fumi, a Bologna un trentenne è stato multato lo scorso marzo per aver violato i divieti antismog accendendo il barbecue in giardino. Adesso molto spesso ci sono quelli del piano terra che hanno un giardino e che fai? Non fai un pranzo col barbecue, però poi rompono le scatole a quelli dei piani superiori. Si può fare o no l'abbraccio in città? Cosa dice la legge? Io sono quello del piano terra e vi dico come ho risolto. Allora, innanzitutto bisogna andare a vedere le ordinanze comunali. Il comune in questione che dice: a Bologna c'era un'ordinanza, il cittadino ha attuato un classico esempio di disobbedienza golosa e si è fatto il barbecue lo stesso, ma si è beccato la multa. Allora, guardate le ordinanze comunali. Se il barbecue è permesso farlo, il codice civile dice una cosa: bisogna avere buon senso. Fate come faccio io, invitate tutto il condominio, caro De amici Costa, del condominio, caro Di Costa, domani faccio il barbecue, non viene nessuno, però tutti hanno saputo in maniera simpatica che era in atto l'organizzazione di un barbecue e quello del piano di sopra ha tolto i panni. Perdonami, tu abiti a piano terra, sì. Io abito all'ultimo piano, sì. Quindi come facciamo a convivere? Con il buon senso, ogni tanto lo faccio e te lo comunico. Vabbè. E stabiliamo il giorno, i modi e le modalità. In America poi lo usano per socializzare, quando tu arrivi in un nuovo comprensorio, fanno il barbecue e ti invitano e ci si conosce. Ma tu lo sai che George Washington, cioè non uno scemo, chi non conosce George Washington, prendeva le sue decisioni dopo aver organizzato un barbecue, perché era più rilassato. Non di solo crosticina però vive il barbecue, anche di marinatura. E la marinatura aiuta o no? Assolutamente sì. Marinatura con olio extravergine d'oliva, poi utilizziamo spezie o erbe aromatiche, possibilmente fresche, del timo, maggiorana, origano, e in più una sostanza acida che serve sempre nella marinatura, scelta tra succo di limone o in alternativa vino, birra o aceto. Perché? Perché questo mix attutisce quelli che sono gli elementi tossici che possono essere prodotti durante la cottura, che vengono diciamo dalla degradazione delle proteine della carne, e soprattutto sono un mix poi di antiossidanti e preservano chiaramente la qualità nutrizionale, e il sapore oltretutto ne beneficia, perché così evitiamo di aggiungere ulteriori condimenti, insaporiamo naturalmente quello che mettiamo sulla brace. Allora, la nostra attenzione adesso è tutta per Paola Marcella, che sta braciando. Paola, a te, vengo tra un istante. Adesso Tiberio è uscito, ci ha abbandonato e è andato da Paola per vedere come cresce. In cottura io ho messo in realtà tutti quanti gli ingredienti grigliati che comporranno le mie ricette, quindi c'è il petto di pollo e poi la cosa particolare che ho fatto questo spiedino con l'ho infilzato nel rosmarino, così prenderà il sapore del rosmarino, però poi questo andrà tolto perché diciamo che non è edibile, non è buono da mangiarsi, quindi diciamo non mettiamo queste piante dentro i piatti, insomma, no? Ok, poi ho messo anche delle salsicce che sto andando ad accompagnare con un pomodoro cuore di bue che sto semplicemente grigliando con un po' di pane per fare la classica pagnottella, no? Che uno se la compone e se la mangia tranquillamente con un bicchiere di vino. A Ferragosto siamo tutti un po' più allegri, insomma. Eccoci. Buongiorno qua, Paola. Piacere di conoscerti. Piacere. Ah,
Fa caldo? No, non fa caldo. Più che altro su fumigi con il fumo. Stavi dicendo, scusa, non voglio interromperti. Ok, sì. Mi sono perso qualche cosa strada facendo. Allora, qua ho messo tutti quanti gli elementi della mia ricetta. Che consiste in? Io ho fatto una ricetta molto fresca, dove la mia marinatura è composta da erbe aromatiche, come giustamente ha detto la nutrizionista, tutte fresche, c'è menta, c'è maggiorana, c'è il basilico, c'è un po' di birra, c'è anche del limone. Io rispetto molto la stagionalità, quindi sono tutti quanti prodotti ed elementi stagionali. E poi c'è ovviamente la parte grassa, che è fatta dall'olio evo. Che c'entra questo pane sbriciolato allora, con l'olio? Questo qui, ho fatto un pane saporito. Cioè? È un pane tostato, ovviamente sulla brace, perché io cucino tutto su brace. Mm-hmm. Questo è tutto fatto su brace, sì. Che darà la parte croccante al nostro piatto. Ok, il pane però qui mi si sta rovinando. Non credo. No? No. Una giratina, tempo medio per la bruschetta. Eccoci qua. Ok. E poi altro elemento del nostro piatto, perché io ci tengo a dire che nei miei piatti tendo a creare l'equilibrio, sì, perché sennò non farei questo lavoro, ho fatto una emulsione di ricotta di bufala e rucola. Ricotta di bufala, bufala e rucola? E rucola, che quindi quello darà la parte amara. E come fai a farla così lenta? Allunghi con l'acqua? È allungato con acqua ghiacciata frizzante. In cucina è un grande alleato, ok? Hai capito? E l'ho messa anche un pochetto nella marinatura. E questa si mette poi dopo sul... Sì, sul, piatto finito. A piatto finito. Finale. Io... Senti, ma come fai a capire, forse avrei dovuto chiederlo anche in studio, come fai a capire il calore, quando è il momento giusto o meno? Allora, innanzitutto io ormai faccio questo lavoro da tanti anni. E bene o male l'esperienza ti porta facendo... Ho capito, però... Però a casa come si fa? A casa come si fa? Si trovano facilmente anche dei termometri, uno si può anche aiutare con il termometro. Ah, sì? Ad esempio, sì, nel caso del petto di pollo la temperatura ideale al cuore siamo sui 70-72 gradi, superati i quali questo petto di pollo diventa segatura. Dicevi prima che le salsicce ci mettono di più? La salsiccia in questo caso sì, ci mette leggermente di più perché deve essere cotta lentamente. C'è la camera 8 che è su di te in questo momento, che sta controllando questa salsiccia in primo piano. Eccola qua, il che sapore è quasi non pronta, arriva a casa. È quasi pronta. Noi la mettiamo nella zona di comfort. Allora scusami, quanto tempo prima la salsiccia? La salsiccia rispetto al petto di pollo? L'ho messa 2-3 minuti prima. E rispetto alla braciola di maiale? La braciola di maiale dipende da quanto è doppia. La braciola, una bracioletta da 150-180 grammi non ci mette tanto a cucinare. Siamo sui 6-7 minuti, però bisogna sempre... E la cotoletta d'agnello? La cotoletta d'agnello è la stessa cosa, anzi ci vuole un po' di meno, perché l'agnello va mangiato un po' e più indietro. E l'arrosticino? Quante cose, no, sto scherzando. No. L'arrosticino è un po' più impiccioso, perché c'hai 4 giri. E che poi ci sono quegli stupendi barbecue fatti apposta per gli arrosticini che... Sì, che sono fatti apposta per girarli. Ah. Allora, il mio petto di pollo dovrebbe essere pronto. Io volendo potrei già iniziare ad impiattare. Ma perché ci avete questa maniera dell'impiattare? Ma secondo me non arriva neanche sul piatto. Ah no? Uno in maniera molto selvaggia e selvatica, perché il barbecue, poi diciamo la verità, tira fuori il peggio che c'è di noi. Ma io ci imbruttisce, prendiamo, ci sporchiamo, coliamo, che è la cosa più bella. Per sì, ma infatti perciò ho fatto. Però davanti a una gentildonna come lei si capisce che anche l'etichetta voglia... Ho fatto la parte ruspante con salsiccia, pomodoro e pane, fefala. La pagnottella, così la siamo proprio su ruspante. Che quelli raffinati chiamano finger food. Ok, pagnottella. Sì. Allora io qua vado a fare questa cosa qua. Vai, veloci perché mancano 30 secondi. Ok. Eccomi. Pomodoro, petto di pollo, pane. Ci metto un attimo ad impiattare. Eccomi qua. Poi voglio dire, il piatto lo devi pure lavare dopo, no? Direttamente nel panino, dal produttore al consumatore il passo è breve. Vabbè, facciamo tutte queste fettine. Questa è una tagliata, sì. Una tagliata di pollo, che poi gli americani chiamano slice. Io ho voluto mantenerla intera. Chicken slice. Proprio perché così è più...
Vedi qual è il brutto, mia cara Paola, tu sei bravissima, che a forza di impiattare poi uno perde tempo, la carne mese fredda e non sappiamo che cosa fare. Invece uno fa il panino e risolve. Non lo vedi, sapevo che dovevo fare il panino. Siamo andati talmente lunghi, andati talmente lunghi che adesso io ti devo tagliare. Ok. E devo salutare gli ospiti e dare la linea alla Varini. Comunque grazie e okay, ecco, ne ecco approfitto, posso? Sì. Buon Ferragosto. Intervento terminato, veloce, rapido e indolore. Ragazzi, ho detto quello che si poteva dire in pochi minuti. Andiamo a vedere Paola. È sopravvissuta? Evviva, evviva, ce l'abbiamo, dai. Arrivano un sacco di complimenti già. Sta scrivendo la gente. Molto bene. Ma sei sicuro? Sì, sì. È andata bene. Ottimo. Io ho fatto il piatto carino, poi sei andata benissimo. Poi andiamo. Come si dice in questi termini, andiamo. Che siete andati lunghi e quindi io sono dovuto fare fretta per impiattare. Colpa mia. È sempre colpa tua, Michele. Ottimo, perfetto. È sempre colpa tua, Michele. Tu lo sai che è sempre colpa tua, Michele. Sì, ragazzi, lo ammetto, Paola non è riuscita a concludere la sua ricetta perché io e la nutrizionista abbiamo chiacchierato troppo e sono mancati quei 20 secondi finali, perché qui in Rai funziona così: tu hai 18 minuti per parlare di un argomento, non un minuto in più, non un minuto in meno. Sono molto 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 rigidi, però se siete arrivati qui alla fine di questo video vi devo fare un abbraccio enorme e vi chiedo, ragazzi, la ricetta di Paola che non è riuscita a finire in diretta nazionale, volete che la replichi qua? Fatemelo sapere. Ciao! E ovviamente, ragazzi, che la brace sia con voi.